Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Fabio Agostino Francesco Fazio, Savona, 30 novembre 1964, è un conduttore televisivo, autore televisivo, produttore televisivo e saggista italiano. Negli anni 80 ha esordito giovanissimo sulle reti Rai, ottenendo in seguito grande popolarità con la conduzione del programma domenicale Quelli che, il calcio, 1992-2001. Ha presentato il Festival di Sanremo in 4 edizioni, 1999, 2000, 2013 e 2014. Per queste ultime due ha curato anche la direzione artistica. Dal 13 settembre 2003 conduce il talk show Che tempo che fa, Fabio Fazio, l'addio alla Rai, e la nuova occasione, i primi dettagli e la decisione della Rai di tagliare fuori Fazio dalla prossima stagione televisiva non è passata inosservata, ed ha attirato numerose critiche. La sua uscita di scena non sarà indolore, per il pubblico, ma il conduttore può prendersi la sua rivincita, con un contratto da migliaia di euro. In queste ore il Corriere della Sera ha fatto a tal proposito le prime rivelazioni sulle cifre ed il titolo del nuovo format. Secondo quanto riferisce il noto quotidiano, con il nuovo contratto Fazio dovrebbe guadagnare 2,5 milioni di euro per ogni anno. Questa cifra, se moltiplicata per i 4 anni del contratto, equivale ad un compenso totale di 10 milioni di euro. Una cifra non indifferente a cui devono però essere aggiunti anche i guadagni di Luciana Littizzetto e di Filippa Lagerbach. Per quanto invece riguarda il nome del noto format, Fazio detiene i diritti del marchio Che tempo che fa? E quindi potrebbe tranquillamente inserirlo anche nella programmazione della nota rete. Questo anche perché il suo arrivo è previsto non solo come conduttore, ma anche nel ruolo di editore non solo del suo format, ma anche di diversi programmi in arrivo sulla stessa rete.